Ciao a tutti, innanzitutto mi scuso per non essere lì con voi e state per vedere un film, La mia classe, che è un film particolare, un film strano, strano perché è semplice e complesso nello stesso tempo. È semplice perché arriva al pubblico in modo molto immediato, fresco, diretto, ma è appunto nel contempo anche un film complesso perché affronta un problema complesso come quello della responsabilità che uno si deve prendere quando decide di raccontare qualcosa e quando questo qualcosa ha a che fare con la carne viva delle persone. E che responsabilità sono disposto a prendermi? Ecco, io credo che sia un film che, anzi, spero che sia un film che vi lasci disorientati, ma disorientati in modo non confuso, disorientati in modo positivo, stimolante, che vi stimoli a farvi delle domande. E io perché penso che il problema non sia tanto trovare le risposte, ma io credo che in questi tempi bisogna iniziare a farsi le domande giuste, perché spesso le risposte sono sbagliate perché le domande sono sbagliate. E allora, questo sì, sicuramente è un film sull'integrazione, un film sull'immigrazione, è un film sull'altro, ma è soprattutto un film su di noi. Se, come dire, prendiamo per buona questa dicotomia che già la dice lunga ed è fastidiosa tra noi e loro, no? Ecco, è un film sull'integrazione nostra e sullo stato della nostra democrazia. Il set diventa un'allegoria di come funziona o non funziona la nostra società. Non aggiungo altro, perché altrimenti vi direi troppo e questo disorientamento, nel quale io vorrei che voi scivolaste non ci sarebbe. Buona visione.